Il 18 maggio 2022 è uscita la Red Hat Enterprise Linux 9, la nuova distribuzione di casa Red Hat basata su Fedora 34, che porta moltissime novità super interessanti e ovviamente moltissimi improvement. Io sono Gaetano La Rosa, istruttore e esaminatore Red Hat dal 2002 e sono qui per raccontarti come si evolve l'open source per l'Enterprise. La nuova distro di casa Red Hat avrà un focus molto chiaro in direzione hybrid cloud, che sia on-premises, public cloud, edge. Come al solito, le architetture supportate saranno la x86-64, la ARM64-bit, IBM Power e IBM S390X, cioè il 64-bit. Le novità più croccanti sono il kernel in versione 5.14, che supporterà il kernel live patching. Wow! Vi ricordo che le versioni dei pacchetti viene frizzata, e cioè non cambierà più in relazione alla release specifica, ma verrà aggiornato specificatamente la release del pacchetto. Poi avremo SSH root login disabilitato di default. So già che per alcuni sarà un bel mal di pancia. Avremo inoltre l'Integrity Measurement Architecture per la verifica dinamica dell'integrità del sistema operativo. Ed inoltre, ovviamente, un forte miglioramento alla creazione dei container tramite la Universal Base Image. Il VI, il Vim, il nostro editor preferito, pronto a gestire file YAML, con una palese attenzione ad Ansible Core, ora compreso in upstream, ricordiamoci l'automation. Poi SCP e YAM deprecati, ma ancora funzionanti, in favore di SFTP e DNF. Il supporto a cockpit decisamente migliorato e molto altro ancora. Ma se da un lato festeggiamo l'uscita dell'ultima distribuzione appena nata, sempre disponibile per il mondo enterprise tramite subscription, le famose sottoscrizioni di Red Hat, dall'altro lato dobbiamo fare i conti con l'avvicinarsi della fine vita della RHEL 7, Red Hat Enterprise Linux 7, in giro ormai da giugno 2014 ed in produzione nella stragrande maggioranza dell'installato. Attenzione, la RHEL 7 ha già concluso il suo full support il 6 agosto 2019 e adesso è in maintenance support fino al 30 giugno 2024. Questo significa che siamo necessariamente nella finestra temporale nella quale migrare i sistemi business critical verso le nuove release, la 8 o molto meglio la 9. E allora Gaetano, cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo necessariamente fare tre cose. 1. Conoscere intimamente la nuova versione di Red Hat Enterprise Linux 9. 2. Disegnare e implementare la migrazione secondo le best practice ufficiali. 3. Mantenere l'intera infrastruttura con un team preparato e certificato. Di sicuro non devi in alcun modo trascurare la vicinanza della fine vita della RHEL 7. Sarebbe un errore catastrofico che ho visto fare più e più volte. E tipicamente veniamo chiamati per fare i pompieri e risolvere i problemi critici. E allora, per conoscere la nuova versione di Red Hat Enterprise Linux, non c'è nulla di meglio della formazione ufficiale Red Hat. Ovviamente by Extraordi, la formazione ufficiale Red Hat. Con tutti i corsi per il primo livello di certificazione che sono stati aggiornati alla nuova versione di RHEL. E per disegnare e implementare l'high level design della migrazione secondo le best practice ufficiali? Beh, chiedi a noi di Extraordi, la formazione ufficiale Red Hat. Ti daremo le indicazioni migliori possibili su come organizzarsi. E fidati, se te lo dice un istruttore certificato, potrai essere completamente tranquillo di raggiungere l'obiettivo nel miglior modo possibile. Non ci sono alternative. Scrivi subito a training@extraordi.com per una consulenza gratuita con una nostra tutor che ti indicherà tutte le informazioni e i chiarimenti necessari. Detto ciò, a presto, ciao!